Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick. Squadre al top. Un'ora con Catania al vertice, con Tiziana e Donatella Pizzo. Ed eccoci qua, mercoledì 18 febbraio, ennesimo appuntamento con Catania al Vertice, con le società che compongono Catania al Vertice. Oggi ospitiamo con immenso piacere Fabrizio Messina, è un suo allievo, no, un tuo atleta, come lo definiamo? Alessandro Arcuri, vabbè, facciamo subito la battutaccia, non sei parente di Emanuela? No, purtroppo no, eccolo subito. E invece fa lui canoa olimpica. Sì. Parlaci un po' di questa canoa olimpica, perché noi partiamo dalla canoa polo, insomma, spiegaci un po' tu. Lo Yomar Club Catania, che è una delle società storiche nel mondo della canoa a Catania, nata negli anni 60, ha sviluppato nel corso degli anni tutta una serie di discipline. Infatti abbiamo il piacere man mano di presentare tutte queste eccellenze e realtà attraverso il Consorzio Catania al Vertice. La canoa è padrona a Catania, al porto di Catania, nel corso degli anni. Noi come Omar Club Catania abbiamo puntato sin dagli inizi sul mondo della canoa olimpica. Si chiama canoa olimpica proprio perché è la canoa che si vede alle Olimpiadi, lo sport più conosciuto dove da tutti. L'Italia prende sempre molte medaglie, esatto, mi sembra di essere uno sport abbastanza 96, medagliato. Sì, nel 96 addirittura Antonio Rossi ne vinse due e fu il portabandiera della spedizione azzurra. Negli anni 90 è partito anche il movimento della canoa polo ad integrazione della canoa olimpica. Oggi lo Yomar Club vive questa doppia realtà tra canoa olimpica e canoa polo. Quindi diciamo che la costola è la canoa polo, cioè in si realtà parte dalla canoa olimpica e poi sì, diciamo che si può scegliere di andare a fare canoa polo, ma comunque prima bisogna fare la canoa olimpica, se ho ben capito. Beh, in realtà è quasi lo stesso passaggio che c'è tra il nuoto e la pallanuoto. E, ovviamente la pallanuoto rispetto al nuoto è uno sport che incoraggia quelli che possono essere le risorse atletiche che più amano lo sport di squadra, così come la canoa polo rispetto alla canoa, certo, olimpica. Anche la preparazione è totalmente diversa. La canoa olimpica si svolge su distanze dai 200, 500, 1000 metri e poi c'è il fondo anche di 10 km, mentre invece la canoa polo ci si muove in uno spazio d'acqua di massimo 50 metri. Certo. Quindi comunque le basi sono quasi le stesse, le realtà sportive sono diverse, anche perché
per esempio Alessandro svolge una preparazione che si articola addirittura in due sedute di allenamento giornaliere distanziate, proprio perché ci sono dei tempi di recupero diversi. Sentiamo Alessandro. Allora Alessandro, quanti anni hai? 19. 19 anni, quindi già sei all'università, mi diceva. Sì, al primo anno di economia. Bravo, e fai sport, sì. Abbastanza, insomma, impegnativo, quindi mi diceva che ti alzi molto presto la mattina perché ti alleni. Dove ti alleni? Al fiume San Leonardo, poco dopo il ponte Primo Sole. E come ci arrivi? Con la macchina, con la mia macchina. Con la tua macchina, tu parti, a che ora ti alzi? Alle 5 e mezza. Alle 5 e mezza, vai lì, ti fai il tuo allenamento a che ora? Alle 7:20 solitamente siamo in acqua, poi il tempo della strada, un'oretta e mezza. Certo, e comunque ovviamente è una grande passione, perché sì, per un ragazzo giovane, 19 anni, alzarsi alle 5, andare a, come si dice, a pagaiare. E poi tornare, poi vai all'università, studi, sì. E poi fai una seconda seduta di allenamento? Sì, nel pomeriggio. Sempre lì? No. Al porto di Catania, porto. Solitamente palestra. Ah, quindi fa un lavoro tecnico la mattina in canoa e poi pomeriggio. E il tuo allenatore chi è? Fabrizio Coco. Com'è? È un allenatore? Insomma, è un allenatore abbastanza no. Severo. Sì. Però, vabbè, riesce a instaurare sempre un ottimo rapporto con i suoi atleti. Oramai mi ha anche fornito, perché io ho iniziato a 15 anni a praticare canoa olimpica, mi ha fornito un ottimo grado di autonomia, quindi riesco anche a gestirmi da solo, perché alzandomi alle 5 e mezza spesso lui non è presente. Ti alleni da solo? E quindi no, ho altri compagni di allenamento, però non ho l'allenatore che mi segue, certo. Mi dà consigli di tecnica, quindi prendendo un'autonomia mia riesco anche a controllarmi, perché la tecnica in canoa olimpica è fondamentale, diciamo che è la parte principale. Ma è uno sport molto pesante? Sì. Di resistenza com'è? Forza, cosa allora, racchiude la canoa olimpica? Le caratteristiche della canoa, anche perché noi siamo qua appunto per ampliare, certo, il bacino di utenza degli sport che non siano pallavolo, insomma i classici, ma far capire che esiste tanto altro sport. La canoa olimpica è uno sport principalmente di leve, e quindi bisogna far funzionare contemporaneamente diversi muscoli, essere molto coordinati, quindi è fondamentale. Molto esattamente, il fatto che in canoa si sta seduti non significa che non lavorino le gambe, non lavorino altri muscoli, perché in realtà la trazione che si fa in acqua nella passata parte da un appoggio di gamba, una rotazione di bacino, certo, e poi quando si fa molto l'esercizio interessa circa 30 muscoli, interessa le gambe, interessa la torsione, i dorsali, le braccia, gli addominali soprattutto. Certo, uno sport molto completo, magari questo, uno pensa stai seduto, non fai niente, invece no. Un allenamento di un'ora si riescono a coprire anche 12 km e si danno dalle 1000 alle 1500 pagaiate. Quindi comunque è molto importante. E sentiamo Alessandro, com'è che un ragazzo decide di fare canoa olimpica? Voglio dire, tutti magari vanno a fare calcio, insomma gli sport più conosciuti. Cosa ti ha portato alla canoa? Beh, io prima di praticare canoa praticavo arti marziali. Un giorno ho deciso di cambiare. Completamente? Sì. Non c'entra niente. Sono andato al porto di Catania e per sbaglio, perché volevo fare canottaggio, sono capitato nella società di Fabrizio Messina. Quindi proprio tutto casuale, casualità. Ho provato la canoa olimpica ed è stato amore a prima vista. Mi sono innamorato di questo sport e l'ho cominciato a praticare, ho cominciato a fare le prime gare, a incrementare gli allenamenti e adesso diciamo che sono a livello. E ora diciamo la tua attività agonistica, appunto, in che cosa consiste? Che gare fai? Che campionati fai? Allora, cosa affronti? Si distinguono, come ha già detto Fabrizio, fondo e velocità. Diciamo che la disciplina in cui vado meglio è la velocità e soprattutto i 500 metri, però non ci facciamo mancare nulla, perché per esempio siamo appena tornati da una gara di 10.000 metri dove ho vinto la medaglia, il terzo posto in K2 con Nunzio Spina, un altro atleta che fa canoa olimpica. Quindi la preparazione deve essere ampia, totalmente ampia, infatti gli allenamenti variano dai 20 km di passo. Quindi fammi capire, tu fai sia il singolo che il doppio, se ho capito? Sì. Ma c'è cambia qualcosa? Sicuramente sì, cioè da un punto di vista tecnico l'organizzazione col compagno. È molto difficile, ecco, mettere insieme un equipaggio, no? Perché oltre a un forte feeling fra i due atleti, perché considera che abbiamo adesso la fortuna di avere questa base al San Leonardo, che è un fiume rispetto al Simeto, che permette di avere, ci sono tante case, tante villette proprio sul fiume.
l'oasi del Simeto, ben che sia, non permette di avere una base direttamente sul fiume. Il San Leonardo invece ha delle case a ridosso, ci sono dei residence. Ne abbiamo preso una villa, l'abbiamo trasformata in un centro tecnico. Ma siete meravigliosi, conosco un mondo, veramente. Tu sei una persona con un entusiasmo, non lo so come posso definirmi. Ripeto, fai venire voglia di andare lì alle 5 e mezza del mattino a pagaiare, perché traspare, cioè tu trasudi entusiasmo per questa cosa. Come vai al porto, come fai veramente? Ho visto domenica sei andato a Palermo. Esatto, abbiamo fatto la gara, ho seguito loro che hanno avuto la gara a mare. Quindi noi abbiamo il circolo Canoa Catania che è sul mare al porto di Catania, però la canoa olimpica ha necessità di avere uno specchio d'acqua calmo certo, perché è uno sport molto tecnico, quindi lo andiamo a ricercare nei fiumi. Il San Leonardo, benché sia un po' più lontano rispetto al Simeto, ha una condizione di stabilità assoluta durante tutto l'anno. Alessandro scende in acqua quasi tutti i giorni per tutto l'anno. Quindi quei giorni di freddo, no, di gennaio, loro hanno tutta un'attrezzatura che si mettono per coprire le mani. E poi ovviamente alle 6 di mattina lavorano principalmente con uno strumento fondamentale che è il GPS, che gli permette di analizzare la velocità, la frequenza di colpi e tant'altro. Oggi per fare sport a certi livelli la tecnologia è fondamentale. E questo ci dà la fortuna ovviamente poi di agganciare ad Alessandro, che è uno dei più volenterosi, anche tanti altri ragazzi che poi magari, se non sono a livello di Alessandro, riescono a ricoprire le lacune tramite gli equipaggi. Certo, ma scusami una cosa Alessandro, la domanda sorge spontanea perché capitava anche a noi ai nostri tempi. Tu hai 19 anni, i tuoi amici escono, magari fanno le 2, le 3, le 4 di notte, tu non ci vai. Spesso infatti non vado, non è semplicissimo e ti dicono ma chi te lo fa fare, il classico, sì, capita, no? Spesso, capita, e tu spesso. Dici mi piace, mi diverto, esatto, io rispetto tutto e quanti, la passione non si può fermare, quindi tu rinunci, sì, cioè fai delle rinunce, però hai quella gioia, deve essere una cosa meravigliosa alle 6:30 quando è pagaiare da solo, sì. Deve essere una sensazione, no? È unica, poi tra l'altro vedi Donatella nello sport e vengono premiati, vengono sempre portati avanti l'atleta azzurro, l'atleta che vince i campioni italiani. Ecco, io ho qua Alessandro Arcuri che ha cominciato questa esperienza a 15 anni, di solito si comincia a 9-10 anni, certo. No? E quindi è stato molto difficile trovare già alcuni fondamentali, molto caparbio, determinato, ha fortemente voluto questa esperienza, oggi è un atleta di interesse nazionale, ma la cosa che più mi inorgoglisce è che, sai, quando tu sei un dirigente, vedi in qualcuno un successore, ecco, lui ha intrapreso quella che è la vera mentalità dello sport e quindi ha una visione manageriale. Magari fai anche bene all'università, no? Sì, diciamo sì, così. Sì, sì, un sì, classico, sì. Quindi sei diplomato a pieni voti, allora ha scelto, anche perché sente profondamente la mission della nostra attività, del nostro circolo, e quindi è di quelli precisi, è di quelli, sai, che fanno spogliatoio, che in una società sono fondamentali, perché quando tu ti crei una realtà di campioni e poi devi andare a prenderteli uno per uno e a promettergli questo, quest'altro, grazie ai ragazzi come Alessandro si può fare un discorso unico, si possono affrontare anche trasferte in cui c'è magari da stringere un po' la cinghia in quello che è il mezzo di trasporto. Alessandro, abbiamo viaggiato in pulmino col carré perché portiamo dietro anche le canoe, e grazie a lui e grazie anche ai ragazzi della Canoa Polo oggi vantiamo la possibilità di poter guardare il futuro in un momento di così grande crisi. Ho capito. Ora da un giovane talentuoso, un altro giovane talentuoso, sentiamo un po' di musica con Lorenzo Fragola, che è un ragazzo catanese che sta andando molto bene nel mondo della musica. Siamo uguali, forse siete uguali, chi lo sa. E poi un po' di pubblicità e poi ritorniamo qui con Alessandro e Fabrizio. Hello? Pablo, this is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Vaccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Vaccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sundown stone. Artisonanti, media musicali di
di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Globus Magazine. Cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Ed eccoci rientrati col nostro spazio settimanale con Catania al Vertice. Ospitiamo ogni volta una società diversa o gli atleti per dare spazio sempre maggiore a questa grossissima, che non si può chiamare più oramai né sorpresa né iniziativa, è un dato di fatto. Catania al Vertice sta esplodendo con tutta la sua potenza, delle sue 18 società iniziali consorziate, sì, sì. E poi questa attività di tutoraggio, insomma, abbracciate un ampio spettro, insomma, di società e di attività sportive. Oggi abbiamo Fabrizio Messina e Alessandro Arcuri, che fa canoa. Sì. Olimpica. Sì, 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 sì. Quindi, nella fattispecie, sì. E invece noi parliamo sempre spesso di canoa polo. Sì, 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 infatti. Come se, cosa c'è ora, cosa bolle in pentola, allora, tra attività, perché voi siete, fate un sacco di cose. La nostra realtà, esatto, appunto, lo Yomer Campionato, Club di Catania, che la rappresenta all'interno del consorzio di Catania al Vertice, la realtà di canoa polo maschile. Oggi abbiamo conosciuto anche una parte dello Yomer Club Catania, che è la canoa olimpica, ma la canoa polo ovviamente è quella che è stata maggiormente alla ribalta lo scorso anno, con la medaglia sfiorata ai playoff a Siracusa. Quando comincia il campionato? Il campionato comincerà già ad aprile, ma ci sarà un impegno che è a fine marzo, che è la Coppa Italia, la più sentita in assoluto. La Coppa Italia è l'apertura dei giochi della stagione. Primo appuntamento, sì, importante. Sì, sì, perché durante la Coppa Italia non sarà possibile schierare gli stranieri, che invece possono essere schierati durante il campionato, e valgono ovviamente le formazioni che più hanno investito sul materiale umano italiano. E che mi pare giusto. E vanno anche avanti, se, infatti, quelle che hanno il vivaio più forte. Noi quest'anno ci stiamo rafforzando con un vivaio sempre più crescente, e ci sarà anche l'innesto di un atleta straniero francese che ci darà una spinta maggiore. L'anno scorso lo Yomer Club Catania è stata una delle poche realtà del campionato italiano a non avere giocatori stranieri, è una scelta che per noi è fondamentale. E il vostro tecnico chi è? Magari Salvatore Messina. Salvatore Messina, magari, sì, qualche volta, sì, sì, ce, sì, lo presenterai, faremo un incontro con questi tecnici. Esatto, esatto. Salvo ha permesso allo Yomer Club Catania di avere quella spinta maggiore nel 2014 che è mancata nel 2013, in cui furono sfiorati i playoff. Lo Yomer Club Catania, che è in massima serie da oltre 20 anni. Ma è l'obiettivo di quest'anno qual è? I playoff? È ovviamente raggiungere i playoff. Che è un target molto molto difficile, perché il playoff, come lo scudetto, si vince avendo costanza tutto l'anno. Certo. Le nostre Quanto giornate, dura il vostro campionato? Quattro mesi e mezzo più playoff. È molto impegnativo, perché ovviamente spingendoci nella stagione estiva, la forma fisica non è facile da mantenere, perché certo, poi c'è molto il rischio di disidratarsi, poi ci si allena a mare, quindi stare a contatto con l'acqua ci si disidrata maggiormente. Certo. Quindi comunque è tutto un... Alessandro, invece il tuo prossimo appuntamento? Il mio prossimo appuntamento sono i campionati italiani di fondo, fondo 5.000 metri. Pesante, 5.000, sì, metri, quanto ci sta a fare 5 km? Un ottimo tempo sarebbe 22 minuti, 23 minuti in K1. E tu ci stai? Io ci sto 23 minuti. Ah, quindi insomma, diciamo, sì, che sì, sei nella media. Nella media. Ma dove saranno questi campionati? A Castel Gandolfo, quindi anche lì si va. Sì, ma poi vi portate ovviamente la casa, sì, no? Sì, tutto vostro. Bisogna attrezzarsi per portare le canoe, quindi abbiamo noi dei mezzi, mandate il carrello. Il carrello, portate, sì, tutto. Sì, sì, voi. Sì, abbiamo negli anni fatto questi investimenti, e quindi si aggiungono, oltre alla spesa di trasporto degli atleti, anche il mantenimento sempre di questi mezzi. Sempre. Ironia della sorte, la Coppa Italia di canoa polo
corre nella stessa data dei campioni italiani di canoa olimpica, e quindi cosa a distanza succederà? Di 40 km perché la canoa polo si giocherà al laghetto dell'Eur, mentre i campioni italiani di canoa al Castel Gandolfo. Quindi insomma andate insieme caso, però non potete. Sì, non è un caso, perché proprio Roma diciamo che è la capitale della canoa, proprio perché ci sono degli impianti che vengono dalle Olimpiadi, appunto, allora, chiaro. Qua invece un po' laghetti non ne abbiamo. In Sicilia è difficile fare canoa olimpica, per esempio, perché ci sono pochi spazi d'acqua interni, sono tutti i laghi artificiali, e invece va moltissimo la canoa da mare o comunque le attività fatte in mare. Infatti Alessandro l'ultima gara l'ha fatta in mare a Palermo la scorsa settimana, e la canoa polo si gioca ovviamente in acqua e in mare. Ma tu hai un tuo punto di riferimento, un tuo idolo, un atleta che insomma ti piacerebbe emulare? Vabbè, in grande si dice sempre Antonio Rossi, che è stato il canoista più rappresentativo per la canoa italiana, però io guardo sempre nel mio piccolo. È sicuramente un atleta che prendo ad esempio, come esempio dentro la mia società, è il mio presidente, che ha praticato canoa olimpica quando aveva la mia età e ha vinto due titoli italiani, ricordiamo. Quindi sei sempre quindi questa passione tua è dura da sempre? Sì, io ho avuto la fortuna di praticare alla fine tutte le discipline, tutto il mondo della canoa. Sono partito dalla canoa olimpica, ho vissuto il mondo della canoa polo e adesso seguo la realtà che è il Dragon Boat, che è una canoa a 20 posti. Ho visto che va tantissimo nel mondo qua a Catania. Ma che cos'è pure? Questa è una... Il Dragon Boat è un'estremizzazione dello sport di squadra, perché sta in 20 su una barca. Mamma mia. E viene da sorridere perché c'è un tamburo, un timoniere, però è uno sport molto ricercato, soprattutto negli paesi anglosassoni, perché crea questo spirito di gruppo. Certo. Poi molte aziende investono nel Dragon Boat per fare team building, no? Per creare prendere questi dirigenti, metterli in acqua insieme sulla stessa barca. E quindi tu andrai su questa barca? Io da 7 anni ho portato il Dragon Boat a Catania, abbiamo una squadra a Catania di Dragon Boat, che a Natale, lo scorso Natale, ha vinto la Coppa di Natale, una Coppa invernale al laghetto dell'Eur, perché il laghetto dell'Eur si presta molto per questa attività nautica, e il mare dentro Roma, no? Perché il Tevere è un po' più impetuoso. Certo, è un po' più pericoloso, magari anche come acqua. E invece torniamo al discorso di Catania al Vertice. Catania al Vertice, che ogni venerdì, ricordiamo, anche se ormai non ce n'è bisogno, si riunisce con tutto il miracolo, lo sport. Esatto. Dell'Open Sport, questa conferenza stampa congiunta che noi chiamiamo Open Sport o Coffee Break, ideata e creata da Assia La Rosa di iPress, che è il nostro punto di riferimento per quanto riguarda l'immagine. Mettiamo insieme tutte le società il venerdì mattina al Borghetto Europa dalle 10 alle 11 per creare questa conferenza stampa informale, allargata, dove diamo la possibilità a ogni società di fare le proprie interviste attraverso un service della Caruso Management, che fa le riprese, le mette poi su YouTube e dà la possibilità di condividerle sulle nostre pagine, oltre che su quella di Catania al Vertice, che sta andando fortissimo. Sta andando molto bene questo appuntamento, sta crescendo di settimana in settimana come interesse. Poi vabbè, c'è stata la presentazione delle bandiere. Abbiamo avuto la fortuna di avere all'interno anche queste gloriose bandiere, di cui una delle più rappresentative sei proprio tu, Donatella. Abbiamo avuto le sorelle Pizzo, anche Andrea Lo Cicero, Nello Greco e tanti altri campioni della Catania, della Catania che conta. È bello perché tu vai lì per prendere un caffè che viene offerto da Catania al Vertice insieme al cornetto, la colazione, e stai lì a parlare con campioni del rugby, campioni della pallanuoto. Certo, puoi sapere tutto, ecco. Vai lì, ti puoi informare su tutto, su quello che succede. E da giornalista è importante avere tutti sotto mano. Vai lì e trovi tutto, non devi fare mille telefonate, mille appuntamenti, sai che comunque il venerdì mattina alle 10 vai lì e puoi sapere tutto quanto fa sport, tutto quanto fa Catania al Vertice e delle società ovviamente che sono all'interno di Catania al Vertice. Torniamo al nostro ospite, dovevamo avere anche una ragazza, Flavia Landolina della Canoa Polo, che purtroppo facciamo tanti auguri, ha letto con la febbre, quindi però la facciamo tornare perché vogliamo conoscere anche una rappresentante femminile. Voi fate le gare contro le donne? Non vale questo. Beh, diciamo che comunque parte della preparazione la spendono insieme, perché quando Alessandro parlava della preparazione al circolo, quindi il pomeriggio, si trovano quasi tutte insieme le squadre, comunque da quel punto di vista la preparazione si unisce. Poi in acqua
scelgono, hanno degli strumenti diversi, ma poi li facciamo entrare tutti dentro casa nostra, che è il Circolo Cano, certo, Catania, proprio per avere un massimo presidio. E quindi c'è dentro anche la regia di Sandra Catania, che segue le donne, di Fabrizio Coco, che segue gli uomini, e di quindi Salvo veramente Messina. In questo caso si può dire una grande una famiglia, una grande famiglia. Poi tra l'altro, cioè, voi siete proprio un punto di riferimento, andate lì al porto e allora i ragazzi arrivano, si allenano, stanno insieme, ogni passano, tanto arriva qualche sì, nave che, passano tutto che, il pomeriggio, passano tutto il pomeriggio. Considera, Donatella, che ho allestito proprio una sala, un'aula studio, dove poi loro, dopo che finisco l'allenamento, magari hanno i genitori che li vengono a prendere più tardi, il traffico li blocca, allora stanno lì. Sì, uno lì hanno una sala di vita apposta per questo genere di, per stare lì. Quindi è proprio veramente un punto di riferimento. Sì, questa, sì, c'hanno la sala web, club. Sì. Quindi tu ti trovi benissimo, cioè sì, sei a casa tua. Sì, sì, esattamente. Quindi grazie al presidente Fabrizio Messina, che quindi, allora tu sei un ex atleta, quindi sì, hai continuato, sì, e sì, ora metti al servizio la tua grandissima esperienza. Il mio poco tempo che ho a disposizione, perché ovviamente, certo, che sai, tu lavori, questo lo fai solo, la esatto, in maniera, cioè, diversa, diciamolo questo. Però il weekend magari abbiamo oggi la fortuna di avere questi social network, no? Che ti permettono di poter seguire, monitorare, sai, oggi c'è WhatsApp, i gruppi. Certo, è più non, facile. Non è tutto brutto quello che possono creare, anzi mettono insieme un vero e proprio network a portata di telefono, e quindi riusciamo a seguire i ragazzi con i filmati, con quant'altro. Alessandro per esempio lavora molto con la GoPro, che è la telecamera, certo, che si mette, o con il GPS, certo, con tutti questi strumenti che permettono di analizzare la tecnica. Va bene, noi abbiamo un altro stop perché facciamo sentire la musica e la pubblicità. Fatti avanti amore Neck, scusate, io con la musica sono un po', fate avanti amore con di Neck, poi la pubblicità e poi ritorniamo con i nostri ospiti di Catania al Vertice. Hello? Pablo, this is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Centro commerciale Edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta. Lavorazione ferro. Trasporto conto terzi. Materiale edile. Strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile. www.ccedile.it. Globus Magazine. Cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Ed eccoci rientrati sempre con il nostro appuntamento del mercoledì fisso con un'ora con Catania al Vertice, perché Globus Radio Station è la voce ufficiale di Catania al Vertice, e oggi abbiamo il vulcanico presidente Fabrizio Messina, che veramente è contagioso nel suo entusiasmo, e infatti si vede negli occhi di questo ragazzo, di Alessandro Arcuri, che lo segue e tutto. Quindi tu, diciamo che vuoi seguirlo appieno, quindi tutta la carriera sportiva, poi possibilmente manageriale, dirigenziale, insomma hai deciso che questa è la strada sportiva che seguirai per tutta la tua vita. Sì, penso proprio di sì. Ci provo
tenterò di seguire le sue orme, diciamo, però facendo sempre. Certo, stargli dietro è difficile perché ha un'energia che io non so, ma dorme? No, io lo vedo non sempre so, non in lo macchina, so. Lavora, fa filmati e le fotografie, ah, veramente è contagioso. Energia, dico, io sono una che energia ne ha, ma lui mi dà proprio lezioni. Veramente, qualche sabato mattina vi vengo a trovare appena si sistema il tempo, perché io col freddo, sì, col freddo io sto in letargo. Proprio oggi sono riuscita a venire a fare la trasmissione e poi me ne torno a casa. Quindi abbiamo detto, diciamo che tra un poco andiamo in attività agonistica, si però entra, già ovviamente voi siete in preparazione. Sì, perché nella canoa, sia olimpica, soprattutto canoa polo, c'è questa pausa invernale in cui si fa una preparazione specifica. La canoa comunque è uno sport che nella classifica degli sport di fatica sicuramente tra i più faticosi, perché comunque bisogna, non è come magari il nuoto che basta muovere il proprio corpo, ma bisogna devi muovere un mezzo sull'acqua, con la canoa, certo, e quindi la canoa presenta tutta una serie di tendenza all'abbrivio, alla velocità, è tutta una questione ovviamente di sinergia. E questa la si crea facendo chilometri. Sì. Avanti e indietro? Sì. Oppure si va... Dentro il porto di Catania, noi abbiamo la fortuna di avere un porto abbastanza grande a Catania, benché sia un porto commerciale, ci sono tantissime realtà sportive, dalla vela al canottaggio alla canoa. Abbiamo la fortuna di avere questo posto magnifico, che però non ha la possibilità gestire, di poter ospitare le gare. Ah, ecco. Per ordinanza della capitaneria di porto, è un porto commerciale e non è, magari 20 anni fa si poteva fare, oggi invece il porto di Catania è una triste tra virgolette realtà, perché c'è dentro tutto. Il porto di Catania è un porto commerciale, è un porto turistico, è un porto sportivo, croceristico, sportivo, si fa tutto, certo. Si fa quindi, se tu entri il porto stai lì a prendere l'aperitivo, magari uno di quei chioschetti, ti passano i camion davanti, puoi uscire, certo, l'equipaggio per fare la regata di vela. Insomma, un mondo variegato e non è sfruttato al massimo, perché ovviamente il porto di Catania rispetto a tanti altri porti nel sud Europa è in centro, cioè tu esci dagli atti, certo, della Marina sei a 500 metri da Piazza Duomo. Chiaro. Anche i nostri ragazzi che vengono hanno difficoltà ad arrivare al porto di Catania perché devono attraversare il centro di Catania. Questa è una realtà che cercheremo man mano, col buon senso delle amministrazioni. Catania Alberti ci sta spingendo, certo, proprio per questa cosa, perché per destare il sindaco, le autorità portuali, soprattutto e la capitaneria di questa bellissima, infatti, realtà. A proposito di questo fatto, approfittiamo ancora una volta per cercare di spiegare ulteriormente che cos'è Catania Alberti, perché sì, ancora la gente fa finta Catania di non capire, magari non lo può capire. Catania Alberti è un consorzio sportivo, esatto, è un consorzio sportivo nell'interesse dello sport, creato senza nessun'altra paranoia. Sì, sì. Perché e c'è la purezza di questo consorzio? Perché ci sono solo società sportive e basta. Molti consorzi, è l'unico in tutta Italia. Ce n'era uno a Bologna e ce n'è un altro a Foggia, che però hanno all'interno degli enti di promozione, delle banche, dei partner. Qui c'è e solo lì devi andare a creare sport, sì, cioè questo che vogliamo chiarire a tutti, sì, non c'è il secondo fine, la gente che no, storce il naso, come già abbiamo detto, quando siamo la partiti, politica, cosa, no, c'è l'idea c'è proprio di unirsi per ottenere. Sì. Beh, perché quando ci siamo per esempio uniti un anno fa, già da subito le persone credevano che ci fosse qualcosa da dividere, no? Perché il consorzio per i siciliani nasce perché c'è da dividersi, mangiamo, no, qualcosa. C'è solo da rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare. E invece qua ci siamo uniti perché era l'ultimo stadio prima della recessione, della retrocessione totale. A Catania ci sono tante realtà di massima serie, ma tante altre come l'Amatori che ha rinunciato alla massima serie per non avere i soldi. Molte realtà sportive come nel mondo della pallavolo, nel basket. Ma mi sembra che sia un grosso problema anche nell'hockey, su Prato ho sentito la squadra forse. L'Il Valverde, che è una nostra consorziata, esatto, ha difficoltà a continuare il campionato. Ma non hanno risolto, io ho sentito il presidente. Perché adesso il presidente sta cercando di risolvere grazie al consorzio, perché il consorzio non fa altro che mettere insieme gli, certo, interlocutori. Si arriva più facilmente quando si muovono 18 presidenti. Ovvio, questo che noi cerchiamo di far capire alla città, cioè non è una cosa fatta fine a se stesso o per la cosa politica o per darci i premi o per certo, è una cosa, il consorzio si muove attivamente e fattivamente nell'interesse dello sport, e dello sport poi che può essere la canoa polo, però allora sarà l'hockey, la pallavolo, il basket, insomma tutte le società che hanno bisogno di unirsi per essere forti. Questa è realtà, anche perché poi sai cosa succede? È come per esempio per i commercianti. No? C'è la Confesercenti, quindi se tu hai un problema lo vai a condividere con la tua, certo, corporazione, che poi ti troverà l'aggancio con la banca, l'aggancio con le istituzioni.
Purtroppo, dico purtroppo, noi, ogni singola realtà societaria, ha le federazioni, i comitati regionali, le federazioni, che però non stentano, cioè stentano a muoversi su certi fronti perché probabilmente non hanno le competenze, certo, non hanno sono legati, le autonomie, poi si perché quella società sono sempre, noi no. Sono sempre enti istituzionali, quindi se io ho un problema su un palazzetto o una piscina e devo andare a parlare con l'amministrazione comunale, faccio fatica, mentre invece se ci va un consorzio formato, che ha un rapporto già consolidato con l'assessore, per esempio Valentina Scialfa, che è stata molto disponibile, certo, molto presente, molto presente, stiamo condividendo tanti progetti, ovviamente come tutte le amministrazioni, e si è in un stato di crisi, di profonda crisi economica, perché oggi si hanno tutti quelli che sono stati i debiti contratti, certo, negli anni passati, e lo sport è il primo che ne risente. Ma investire nello sport, paradossalmente, è una oggi, cosa. Oggi il CONI scrive fiumi, sì, di parole, sì, fiumi arrivano di parole. Tutti dopo magari le nostre denunce, del nostro vulcanico presidente. Chi investe nello sport risparmia un euro investito nello sport, sono 3 euro risparmiati nella sanità, sanità per i problemi cardiovascolari, certo, e quant'altro. Ma fuori discussione. Ma oggi in realtà il bullismo, esatto, ma tante cose, sti ragazzi che devono avere un ragazzo, un ordine, per esempio come Alessandro, ha deciso di investire nello sport tutta la sua adolescenza. Oggi si trova in una situazione sana fisica, certo, fisicamente, non è obeso, non ha problemi cardiovascolari. Non fuma, non è stato a rischio perché è cresciuto in un ambiente controllato, i suoi genitori ne sono contentissimi. Fino alle 4 della mattina, esatto, insomma, fa una vita quando, normale di un ragazzo. Quando lui vuole fare un sacrificio, sa che ha determinati costi, che sono andare a letto presto, mangiare meglio, ma ormai è il suo stile di vita. Sì, ma è il suo stile di vita, quindi il benessere comunque, cioè non è che dice fai sacrifici, che non fai sacrificio, fai quello che ti piace e ti fa stare bene, che, esatto, ti dà comunque un'identità, perché poi ti dà rapporti con i compagni sani, ti tira fuori dal bullismo. Cioè, è inutile che questa cosa continuiamo a dirci. Sono delle realtà che oggi magari noi che siamo magari un po' più grandi non abbiamo vissuto, però Alessandro serenamente mi dice che nella scuola superiore che ha frequentato c'era il bullo, c'era quello che andava per la cattiva strada, c'era quello che quello che si fermava al diploma. Lui invece magari, come diceva, punti di riferimento come me, che ha fatto poi l'università, certo, mi sono impegnato e li, certo, segue. E quindi è importante comunque seguire Catania al Vertice. Noi ci fermiamo qui, come sempre diamo appuntamento ai nostri ascoltatori su Globus Magazine e Globus Radio Station. Ci vediamo mercoledì prossimo con un'altra carrellata su Catania al Vertice e vi aspettiamo venerdì mattina a Boghetto Europa, venerdì pomeriggio Good Morning Volley. Vi saluto, la prossima volta sarà anche Tiziana. Ciao! Ciao a tutti, ciao, buona serata. Squadre al top. Un'ora con Catania al Vertice, con Tiziana e Donatella Pizzo. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica.
Lo spettacolo si veste di oro solo da Vaccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All your paintings on the tomb.